di Stato andranno a lavorare a 14 anni e magari facendo quindi un lavoro sottopagato, precario e andando a ingrossare quella massa di sfruttati che oggi purtroppo nel nostro paese c'è. In questo modo vogliamo uscire dalla crisi, in questo modo vogliamo superare le barriere che ci dividono sempre di più dagli altri paesi civilizzati. Ecco, questo vi volevo dire e andando avanti in queste fasi non saremo più nell'area dell'Europa, ma saremo ascritti nell'area forse dei paesi sottosviluppati nel terzo mondo. Esterni, ora sono 7 interventi e 5 minuti per ogni gruppo consigliare, Barbara Lucero. Allora sono passati solo c'è lui. No, io sono 21 economia. Sta cacciando il regno, sono mettendo la regno. Già come massimo del gruppo di sta cinque da 5 stelle. Scusate. Grande Fruit, è sparita anche il tuo, eh! È sparita anche il tuo, Fruit! È sparita anche il tuo, se la fanno così! Buonasera a tutti! Ovviamente, dopo gli interventi, devo dire, devono essere in base tecnica, cioè, perlomeno io non aspettavo che questi interventi venissero prima di me fossero tecnici dicendo gli aspetti positivi e negativi della riforma della legge. In alcuni casi sono stati anche politici e in qualche modo io mi accingo a fare questi interventi politici. Vorrei partire da un intervento che ho preparato, che sono stato molto attento a quello che stavo detto prima. Vorrei partire però con un pensiero che deriva da un libro che niente così sia di Oriana Fallaci, che non lo faccio leggere. Questo aspetto ovviamente viene tirato fuori, estratto, da parte del libro dove si parla della situazione della media ambiente. Perché i loro capi fanno i calcoli sulle teorie anziché sul cuore della gente. Perché credono al partito anziché all'individuo? Perché ragionano come gli americani quando interrogano un computer anziché il consenso? Dicono di guidare il popolo e non conoscono il popolo. Quando il popolo si rivolta non c'è bomba atomica che possa fermarlo. Ma perché ciò avvenga bisogna risvegliare la coscienza. Perché questo tipo di intervento? Perché fondamentalmente io sono arrivato qui come spesso un po' deluso da quella della situazione politica del paese. Oggi finalmente vedo un barlume di luce alla fine di questo giorno. Un barlume di luce mi è stato dato da, tra tutti gli interventi che sono stati fatti, dai due giovani, cioè dalle persone, dai due ragazzi, in qualche modo sono intervenuti e che dal mio punto di vista hanno fatto un intervento che dello Stato attuale delle cose, da chi lo vive dall'interno, da chi lo vive da giovane, e oggi questo mi porta a pensare che finalmente qualcosa si sta muovendo, questa coscienza si sta risvegliando. Guardate bene, bene che si risvegli indipendentemente dai gruppi di destra, di sinistra, di centro, ma anche dal gruppo che io rappresento, che comunque la lista civica collegata a Peppe Grillo, perché è bene che qualcosa in questo paese cambi. Per arrivare alla riforma Gelmini, ovviamente questo è arrivato un po' da tutte le parti, che era giusto che ci fosse una riforma, perché in Italia questa scuola doveva essere in qualche modo riformata, è stato detto anche dai dirigenti, è stato detto dagli studenti, il problema è come deve essere riformato.
problemi derivati, oggi è stato affrontato, comunque della finanziaria, che poi ha portato a una riforma all'interno degli esponi. I dati oggettivi che mi sono interessati è che effettivamente noi siamo il sesto paese di spendere nella scuola, come spesa all'interno delle scuole. Però siamo al 23esimo posto su 25 in qualità. Questo delle domande oggettivamente ce le deve portare. Ci deve portare a tentare di capire perché, pur spendendo come il sesto paese, siamo soltanto al 23esimo posto con i risultati. Sono d'accordo con l'intervento ovviamente di Riccardo Cenotti, perché dal mio punto di vista oggettivamente all'interno di questa scuola c'è qualcosa che va, c'è qualcosa che va migliorato, molto probabilmente ci sono degli sprechi. Io parlavo prima a Riccardo, mi dice che il problema non sono